Amici miei, buonasera. In questo momento sono qui a Termine, dentro i cantieri Mare Sud, per alcuni lavori sulla barca. Stanno riparando un serbatoio dell'acqua che dopo 18 anni ha deciso di perdere, più altre piccole cose. E poi si vede, cominciamoci a preparare per i prossimi viaggi. Venerdì sera sono stato di notte, sono uscito da San Nicola, da tempo che non uscivo in barca, in buona compagnia mi sono andato a dormire sotto Capo Zafferano. L'indomani mattina 35 miglia con un venticello che ci ha fatto fare una lunga bolina fino a Cefalù. Lì abbiamo dormito davanti ai faraglioni, lì alla Calura, dentro il porto di Presidiana, per poi rientrare a San Nicola. Cominciamo un po' a prepararci, nonostante le condizioni fisiche mie non siano al meglio, però non ho intenzione di stare in porto dove mi sento un po' come un leone in gabbia. Vorrei fare proprio una bella immersione, non in senso letterale ovviamente, a mare, che sicuramente mi fa bene. Come sentite qua sta arrivando un temporale, ci sta ancora, insomma l'estate non è entrata, speriamo dalla prossima settimana che le cose migliorino. Non è un problema. Qui a Termini Imerese devo dire questo posto non è come San Nicola, sono dentro un cantiere, però sono amici, sono le stesse persone che gestiscono i pontili dove abito quando sto fermo. Io già non ho un programma, perché sono, molti mi chiedono dove andrai, cosa farai. Quello che so è che io l'1 parto per Verona, dove si sposa il figlio di mia cugina. Dico cugina, ma è molto di più, perché per me è molto più che una sorella. e si va lì, poi si torna il 10 mattina, che è una domenica, all'Orto Botanico. Dovrei incontrare alcune persone a proposito del libro che ho scritto, Horus, e poi diciamo teoricamente sono libero. L'11 vorrei fare, se la barca è pronta, vorrei fare Cambusa, poi il 17 sarò tra Catania e Vulcano, ancora da decidere, dove festeggerò il compleanno insieme ad una mia amica che festeggia il compleanno anche lei il 17 giugno, dopodiché poi si parte per dove non lo so. Probabilmente resterò un po' piedi tra Catania, Siracusa e le Eolie e la Bassa Calabria, oppure mi farò una tirata fino a Bacoli. Io vorrei tornare a Bacoli, dove ho incontrato dei matti adorabili, per poi scendere piano piano e fermarmi lì dove mi hanno sempre accolto come uno di casa, uno di famiglia, alla Lega Navale di Salerno, alla Lega Navale di Castellammare di Stabia, alla Lega Navale di Agropoli. Vorrei tornare in posti che ho visto, e poi vorrei starmene qualche giorno, ben più che qualche giorno, nel Cilento, e vedere quello che non ho visto negli ultimi 2 anni, che pure insomma mi hanno visto da quelle parti. Come vedete qua il temporale rinforza, io ora rientro, comunque c'è caldo, che sono ancora fuori, ci sono più di 23-24 gradi. Questo è un tempo, se decide di fare un temporale serio, bene, se no insomma è una delle tante prese in giro, insomma, che se ci metta anche la natura a prenderci in giro, insomma, mi sembrerebbe veramente un po' eccessivo. Buonanotte amici miei.